Ciao a tutte ragazze e benvenute a questo nuovo video tutorial. Allora, oggi vi voglio presentare un materiale chiamato Polystrink. Praticamente questo materiale serve per realizzare dei ciondoli o comunque delle decorazioni che possono essere usate anche nello scrap. Io ho realizzato queste piccole decorazioni con dei timbri. E questo materiale, ma che cos'è questo materiale? Per chi non lo conoscesse, sono appunto dei fogli, in questo caso sono bianchi opalini, ma si presenta, ma li potete trovare in commercio anche colorati oppure neri. Allora, questo è un foglio plastico simile a un acetato che può essere lavorato, disegnato, scritto sia con le matite, con i pastelli acquarellabili, con i pennarelli indelebili ed anche con gli inchiostri, quelli che si utilizzano per i timbri. E una volta che viene disegnato, può essere ritagliato con le forbici, con delle comunissime forbici, oppure anche con dei punch, con le fustere della Big Shot, insomma con quello che vorrete. E una volta scaldato con del calore, io in questo caso utilizzo un embosser, ma si può utilizzare anche il forno a 150 gradi per 3 minuti. Comunque sulle varie confezioni poi troverete tutte le varie istruzioni. Su questa qua, vabbè, ci sono diverse marche, però comunque su tutte troverete le istruzioni su come utilizzare questo materiale. Infatti qui dice che può essere utilizzato sia con l'embossero oppure con nel forno a 150 gradi per 3 minuti. Adesso andiamo a vedere insieme questo materiale, che è davvero tanto tanto versatile. Andiamo a vedere come potremo realizzare queste bamboline. Queste bamboline della Gorgeous. Allora, adesso mi scelgo il mio timbro. Ecco qua. Vediamo se... Ok, prendo uno scarto in questo caso. Allora, poi credo che comunque appunto in commercio esistono di varie marche e suppongo di vari prezzi. Io il mio l'ho pagato 7,90 e sono 8 fogli. Allora, tutti mi hanno detto che va colorato prima che di essere riscaldato. Io invece entrambe l'ho colorate dopo senza nessun problema con i pastelli. Allora faccio la mia timbrata. Ecco qui. Ah, cosa importante che non vi ho detto è che il foglio va carteggiato prima. Io questo l'avevo già carteggiato, comunque non vi ho fatto vedere, ma dopo faremo un'altra prova, vi farò vedere. Allora, pulisco il timbro perché è sempre importante pulire i timbri, altrimenti vengono macchiati. Ok, quindi io mi sono fatta il mio stampo, che adesso mi vado a ritagliare. Ecco qui la mia bambolina ritagliata. Quando ritagliate state attenti a non mettere le mani sopra il disegno, perché sennò, essendo inchiostro fresco, comunque lo porterà via. Allora, io adesso con questa voglio fare un ciondolo, quindi andrò a bucare così. Dopodiché mi tengo ferma per qualche tempo il supporto, sennò con l'embosser vola, e vado a realizzare la mia miniatura.
quando è ancora caldo, faccio una pressione con un supporto sopra il nostro ciondolo, così in modo da farlo diventare piatto senza piccoli bozzetti e imperfezioni. Ok, quindi eccola qui, è diventata dura come queste, c'è proprio della plastica dura. Ok, adesso qui si può passare anche al colore. Almeno io faccio così perché mi trovo veramente meglio nel colorare una piccola superficie invece di una grande. Infatti voi potete vedere che le matite colorano perfettamente sopra questa superficie e il colore non va via. Poi successivamente, se volete, potete anche passare un lucido, anche uno smalto. Uno smalto trasparente per le unghie, insomma, quello che volete. Quindi poi potete colorare e sbizzarrirvi, dare tutte le sfumature che volete alla vostra creazione. Ok, ma quindi io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi possa essere utile e aver scoperto magari questo materiale per chi non lo conosceva. Esiste da tanto, però comunque non tutti lo conoscono. Io lo conoscevo, ma l'ho provato soltanto adesso. Adesso io andrò a colorare anche l'altra piccolina. E niente, ragazzi, poi vi farò altri tutorial su questo materiale perché è davvero versatile. E oltre a usare i timbri si possono usare un'infinità di cose. Quindi, ci vediamo al prossimo tutorial e vi do un abbraccio. Ciao!